per sempre. Amen. Un regno che non avrà mai fine. Un regno in cui non avremo bisogno di mascherine. Un regno in cui possiamo respirare tranquillamente, in cui possiamo vedere la sua gloria, in cui, Signore, ci possiamo riempire di lui. Grazie, Signore. E tutto comincia da adesso. Grazie, Padre, per oggi. Grazie. Grazie nel nome di Gesù. Amen. Potete accomodarvi. Voglio chiedere se c'è qualcuno che è qui per la prima volta, per piacere, possa tu alzare la mano, vogliamo darti in dono. Sì, alzati la mano, sì, per piacere potete pensare per quel caro. Un applauso, di benvenuto. Grazie. Ah, sono due? Bene, gloria a Dio. C'è qualche altro che è qui per la prima volta, grazie di essere venuti. Siate benvenuti nella nostra chiesa. Bene. E così, non essendoci avvisi, credo che non ce ne sono avvisi, no, non ce ne sono. Posso passare immediatamente la parola al nostro meraviglioso apostolo, che vogliamo accogliere con un applauso. Vi potete... Alleluia. Allora, prima di pregare per la parola, vogliamo ricordare che ci sono state delle famiglie che sono state colpite da lutto, la famiglia Saglibene di Bagheria, c'è stata la dipartita del Papa Orazio e la famiglia Pistorino, quindi vogliamo ricordarci di pregare per consolazione. C'è stato pure il funerale della sorella Sempre con Dio settimana scorsa, quella sorella di cui hanno parlato i giornali che è morta per un morso di insetti. Era una sorella della nostra chiesa, questa. Forse alcuni non lo sapevano, però vogliamo ricordarci delle persone che soffrono e vogliamo dare un abbraccio e un applauso a tutti quelli che sono connessi e una tristezza, ci manca qualcosa di importante. Tanti fratelli non li vediamo da 4 mesi e questo ci fa soffrire, però meglio predicare a pochi che alle sedie vuote, però vogliamo, ci mancano così tanto i fratelli che non vediamo da tanto tempo, quindi vogliamo accordarci con voi che siete qua, con quelli che sono a casa, che sono connessi, e vogliamo chiedere al Signore che ci dia la sua parola, che parli alla nostra vita, al nostro cuore. Padre, veniamo nella tua meravigliosa presenza. Ci vogliamo saziare oggi del tuo cuore paterno, della tua meravigliosa grazia, del tuo meraviglioso amore verso di noi, delle tue compassioni che si rinnovano ogni mattina e della parola che tu ci doni, Signore, per farci intendere le tue vie, per darci rivelazione del tempo che stiamo vivendo. E vogliamo chiedere che la tua mano potente, Signore, possa toccare la vita di ognuno di noi per restaurare, per guarire, per liberare, per riportarci nella normalità del tuo spirito e del tuo regno. Ti diamo tutto il ringraziamento, tutta la gloria, tutto l'onore. Nel nome di Gesù, Signore, fai segni, prodigi e miracoli. Parla, Signore, i tuoi servi ascoltano, che le orecchie siano aperte per ascoltare la tua voce, che gli occhi siano aperti per vedere le visioni che tu ci vuoi fare vedere e che il tuo spirito possa sempre di più muoversi nella nostra vita in piena libertà attraverso la nostra obbedienza e sottomissione nel nome di Gesù. Amen e amen. Allora, accomodatevi. Abbiamo iniziato l'anno 2020 dicendo che eravamo entrati in una decade evangelistica e Dio non può mentire, anche se poi ci siamo ritrovati tutti con le mascherine, con la bocca chiusa, però Dio l'unzione l'ha data e la parola sarà annunziata con franchezza. Dobbiamo anche dire che attraverso le dirette molte persone che forse mai sarebbero venute in chiesa hanno ascoltato la parola di Dio. Però ci manca,
ci manca fare la cena del Signore, ci manca poter fare i battesimi, ci manca l'imposizione delle mani, ci manca ministrare, ci manca stare insieme, ci manca la comunione fraterna, ci mancano tanti fratelli che non riusciamo a vedere, anche se ci stanno vedendo per ora, loro ci vedono ma noi non li vediamo, e questo è fondamentale per noi, per vivere la vita cristiana insieme. Quindi vogliamo però sapere che quando Dio parla, a volte succede tutto il contrario, ma la parola di Dio non cade mai a terra, amen? Perché dice, quando Dio disse sia la luce, e la luce fu, poi dice così fu sera, ma come, c'è la luce, scurò, e poi fu mattina, il primo giorno. Quindi a volte quando Dio parla, le circostanze non sembra che possano confermare quello che Dio ha detto, ma alla fine avviene quello che Dio ha detto sempre, perché Dio ci vuole fare sapere che le circostanze non possono fermare la sua parola. Quindi oggi parleremo, predica il Vangelo del Regno, e l'enfasi su che cosa è? Tutto ciò che è originale ha potere, tutto ciò che è contraffatto non ha potere. Quindi noi vogliamo avere il Vangelo originale, che come ha detto l'Apostolo Paolo, è la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Ma io voglio partire da un verso che avevo messo all'inizio, in Matteo 4:23, prima di leggere Romani 1:16, dove Paolo ha fatto questa affermazione. E qui c'è il riassunto del ministero di Gesù. Dice, Gesù andava attorno per tutta la Galilea. Dove era la Galilea? In Galilea, nel nord di Israele. Insegnando nelle loro sinagoghe. Perché è scritto loro invece che sinagoghe solamente? Non ve lo dico, perché la sinagoga non è mai stata istituita da Dio. Dio ha istituito il Tempio, non la sinagoga. La sinagoga non era un luogo di adorazione, era un luogo di dibattito. Il Tempio era un luogo di adorazione. Dio cerca adoratori. Difatti sono le loro sinagoghe, non è un'istituzione divina. Predicando l'Evangelo del Regno, cosa stava predicando Gesù? Il titolo è predica il Vangelo del, cioè lo stesso Vangelo che predicava Gesù, predicando l'Evangelo del Regno e sanando ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. Questo è un riassunto che anche come Matteo 9:35, che Gesù insegnava, predicava e sanava, del ministero di Gesù. Qui lo riporta in Galilea, ma lui non l'ha fatto solo in Galilea, l'ha fatto dovunque. Quindi dobbiamo capire una cosa. Gesù andava dovunque, insegnava, predicava l'Evangelo del Regno. Cosa predicava? Non c'è un Vangelo autentico se non è l'Evangelo del Regno. E sanando, a dimostrazione dell'Evangelo che predicava, ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. Quindi come dicevamo, siamo entrati nell'anno 5780, 80 significa bocca, significa che siamo entrati in una decade evangelistica, siamo venuti da una decade profetica, siamo entrati in una decade evangelistica. La Chiesa deve tornare a predicare l'Evangelo di Gesù e degli Apostoli. Non un evangelo religioso. E a volte diamo per scontato che conosciamo realmente come presentare il Vangelo, ma a volte vedo che le persone presentano più Dio come giudice che come padre. Ci torneremo su questo, perché parlare il giusto linguaggio determina la giusta risposta, ma parlare il linguaggio sbagliato determina una risposta sbagliata. Ma cosa disse Paolo sull'Evangelo? Lui ha incontrato Gesù e non è stato evangelizzato da un uomo, è stato evangelizzato direttamente dal Signore.
Difatti poi lui lo dice, lo leggeremo, che il Vangelo che lui predicava non l'aveva ricevuto dagli uomini, ma direttamente per rivelazione divina. E guardiamo Romani 1,16, guardate cosa dice. Io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo. Qual è l'Evangelo di Cristo? Il Vangelo del Regno. Amen. Perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, cioè giudei e gentili. Dio non salva i giudei in un modo e i gentili in un altro, li salva tutti attraverso l'Evangelo del Regno. Quindi ci facciamo delle domande. Cos'è l'Evangelo? Cos'è il Regno? Cos'è l'Evangelo del Regno? E ci partiamo un po' da lontano. Guardiamo Salmo 22 verso 28. Evangelo, Vangelo significa buona notizia, buona novella. E il salmista nel Salmo 22, famoso Salmo 22, che precede il Salmo 23, perché in questo Salmo c'è scritto Dio mio, perché mi hai abbandonato, e parla del sacrificio di Cristo. Poiché all'Eterno appartiene il regno, ed egli signoreggia sulle nazioni. All'Eterno appartiene il regno. Quando Gesù ci ha fatto pregare la preghiera del cosiddetto Padre nostro, a chi lo diciamo venga il tuo regno? Di chi è il regno? È il suo regno. Quindi noi dobbiamo capire una cosa, che anche se le nazioni non sono sottomesse a Dio e non stanno ubbidendo la volontà di Dio, Lui signoreggia sulle nazioni. Difatti stiamo vivendo un tempo di scuotimento a cui le nazioni non hanno potuto fare niente. E questo scuotimento cosa ha fatto vedere? Che l'uomo è incapace di vivere sulla terra in maniera corretta senza Dio. Che l'uomo non ha risorse per sé, per la propria vita, a meno che non dipenda da Dio. Quindi tutte le sicurezze umane sono crollate, ed è per questo che dobbiamo entrare in questa decade evangelistica, dove le persone ora sono più sensibili ad ascoltare la parola. Perché molte certezze umane sono crollate. Quindi noi dobbiamo predicare l'Evangelo del Regno in testimonianza a tutte le nazioni, poi lo leggeremo, questo lo conoscete. Lui signoreggia sulle nazioni, ma ha dato incarico alla Chiesa di predicare l'Evangelo del Regno a tutte le nazioni, altrimenti non può venire la fine. Quindi abbiamo detto, Vangelo significa buona novella. Cosa significa regno? Regno è il territorio e le persone dove la volontà del sovrano è ubbidita. Territorio e persone che si chiamano sudditi nel regno, dove la volontà del sovrano è ubbidita. Dove la volontà del sovrano è ubbidita c'è il regno, dove la volontà del sovrano non è ubbidita c'è illegalità. Amen. Quindi cos'è l'Evangelo del Regno? Qual è la buona notizia? Molti pensano che la buona notizia è la salvezza. No, la buona notizia è il regno, perché il fine dell'Evangelo non è la salvezza. La salvezza è un mezzo per riacquistare la comunione col Padre. Perché Gesù non ha detto vi ho liberati dall'inferno, va bene così, ha detto nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, perché il Padre ha perso una famiglia. Matteo 6,10, preghiera del Padre nostro, venga il tuo. Qual è la buona notizia? La buona notizia è che dove Dio governa si ristabilisce ordine. Qual è la buona notizia per voi stamattina? Che qualsiasi disordine state vivendo, sottoponendovi alla volontà di Dio, e Dio tira fuori il disordine e rimette ordine. E dove c'è ordine le cose funzionano.
priorità in disordine, famiglie in disordine, persone che stanno vivendo male la loro vita, persone ammalate, persone che vivono nel bisogno, nella difficoltà. Dove Dio regna non ci sono bisogni insoddisfatti, dove Dio regna tutti i bisogni sono soddisfatti, perché Dio provvederà secondo le sue ricchezze in gloria. Amen. Quindi venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come è fatta nei cieli. Venga il tuo regno. Se ci fa pregare Gesù che il regno deve venire, significa che il regno non è ancora pienamente manifestato. Amen. Ora, ci sono tre tipi di regno di cui la scrittura parla. Il regno di adesso è nello spirito. Giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Cos'è il regno ora, in questo tempo? Cos'è il regno? Giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. In questo tempo tu puoi vivere nella sua giustizia, nella sua shalom e nella sua gioia. E questa mattina afferrala: se non hai shalom, Dio ti dà la sua shalom, Dio ti dà la sua pace, Dio ti dà la sua gioia nello Spirito Santo. E la gioia che Dio dà non dipende mai dalle circostanze, è una gioia che vede oltre le circostanze e che non sta guardando solo la circostanza, ma sta guardando la soluzione alla circostanza. Secondo regno. Quindi prima regno nello Spirito. Quando Gesù parlò a Nicodemo parlò di questo regno, il regno nello spirito. Se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno, perché se è visibile non ha bisogno di rivelazione. Gli ha parlato di un regno invisibile. Secondo regno, regno millenniale, non è eterno, perché ha un inizio e una fine. Quindi a volte quando si parla di regno, si parla di regno millenniale. Cristo regnerà sulla terra con la sua chiesa per mille anni. Ci credete nel millennio? Anche se non ci credete, succederà lo stesso. Questo regno non è eterno, ha un inizio e ha una fine. Ma quando abbiamo parlato domenica scorsa di Pietro, che ci ha detto: aggiungete alla fede vostra l'eccellenza morale, eccetera eccetera, dice che con questo ci verrà garantita l'entrata nel regno eterno. Regno, il regno eterno non ha un inizio, non ha una fine, perché già l'eterno regna, siamo noi che siamo introdotti su dove lui regna. Il regno eterno non ha fine. Nuovi cieli e nuova terra dove la giustizia abita inizieranno, finisce il tempo, entriamo in una dimensione di eternità. E quando entri in una dimensione di eternità non c'è più tempo, non c'è più il tempo, c'è un eterno presente. Quindi quando si parla di regno eterno, allora ogni volta che si parla di regno, di quale regno sta parlando? Il regno spirituale di ora, il millennio, o sta parlando del regno eterno? Perché la parola regno, se non comprendiamo a quale contesto è riferita, non riusciamo ad afferrarlo. Allora, qual è la buona notizia? Che tutti noi ci possiamo sottomettere al vero re. Io dico sempre alle sorelle quando faccio la consulenza: Dio ti ha dato il modo per vivere in pace e serena, senza ansia e preoccupazione. Questo modo si chiama sottomissione, perché la responsabilità non è tua di prendere decisioni, ma la responsabilità è tua di riconoscere l'autorità che Dio ti ha dato. Dopo questo già guariamo. Dopo questo vedo che le sorelle mi amano di più, perché le ho dato la terapia contro l'ansia. La buona notizia è che Dio può governare le situazioni che noi gli sottomettiamo. Vangelo del regno significa che c'è un sovrano
a cui diamo tutta l'autorità e noi ci sottomettiamo, ed è una bella notizia. Significa che lui prenderà cura di te dalla testa ai piedi, dalla mattina alla sera, per ogni tuo bisogno, perché lui governa nella tua vita, e dove lui governa c'è l'ordine divino e si vive in terra come se si vivesse in cielo. Amen. Allora andiamo ora a un argomento importante. Cos'è avvenuto? Isaia 59 verso 2 ci dice qual è la condizione dell'uomo che nasce sulla terra dopo la caduta di Adamo. E questo meriterebbe un approfondimento grande, perché molto spesso la gente confonde il peccato con l'iniquità, ma la Bibbia sempre differenzia il peccato con l'iniquità. Ma sono le vostre iniquità che hanno prodotto una separazione. Qual è stato l'effetto dell'iniquità che ha prodotto? Dov'è la prima persona dove si scontra nella Bibbia finché non fu trovata in lui iniquità? Di chi si parla? Si parla di Lucifero. Quando disse io mi innalzerò, io farò, io dirò, io mi metterò nel posto più elevato, più in alto, dice che lui era un cherubino protettore ed era perfetto finché un giorno non fu trovata in lui l'iniquità. L'iniquità genera separazione. Due persone non si possono separare fino a che non entra iniquità nella loro vita. L'iniquità non è l'azione, è la motivazione. L'azione è il peccato, la motivazione è l'iniquità. La parola iniquità significa distorcere. In altri termini, smetti di accordarti con la volontà della tua autorità per fare a modo tuo. Quindi distorci la sua volontà per fare la tua volontà. Ora guardate, ma le vostre iniquità hanno prodotto una separazione fra voi e il vostro Dio. Ogni uomo che nasce sulla faccia della terra nasce separato da Dio. E i vostri peccati hanno fatto nascondere la sua faccia da voi per non darvi ascolto. Notate che cosa sta dicendo? Iniquità, peccati. C'è un'altra parola che parleremo, peccato, che è la natura. Davide disse, mia madre mi ha concepito nel peccato. E la scrittura dice, quando il mio peccato confesso, egli è fedele e giusto da perdonarmi ogni peccato e purificarmi da ogni iniquità, contaminazione, stortura che è entrata nella mia vita. Quindi qual è la condizione dell'uomo naturale? Ascoltate, le persone non vanno all'inferno per quello che hanno fatto, ma perché nascono in Adamo, e nascendo in Adamo, indipendentemente dalla loro condotta, sono separati da Dio. Una persona non va all'inferno perché è omosessuale, una persona non si salva perché se da omosessuale diventa eterosessuale, una persona si salva perché nasce di nuovo. Perché a volte noi pensiamo se diventa normale è salvato. No, quello che noi abbiamo come idea, non è così. L'uomo che è nato in Adamo è separato da Dio indipendentemente dalla propria condotta, dal proprio orientamento, da tutte le cose, è separato da Dio, è lì che è il problema. Ed è lì che dobbiamo andare ad attaccare sulla evangelizzazione, perché la scrittura ci dice chiaramente qual è la soluzione. La soluzione è che devi ritornare a Dio. La soluzione è che il problema è che tu non la vedi la sua faccia, e se non vedi la faccia non lo conosci, perché tu le persone non le conosci dai piedi o dalle spalle, tu li conosci dalla faccia, e se noi non conosciamo la sua faccia significa che non lo conosciamo. Le iniquità hanno prodotto separazione e i peccati ci hanno nascosto la faccia. Ma quando l'uomo fu creato, Dio gli soffiò nelle narici, quindi l'uomo subito divenne vivente. E qua cosa ha visto appena è divenuto vivente? Nel momento che è divenuto vivente ha visto la faccia di Dio che aveva soffiato su di lui.
quando è caduto nel peccato non ha più visto la faccia di Dio. Iniquità. Sapete, Dio non dice io visiterò i peccati dei padri sui figli, no, dice visiterò l'iniquità dei padri sui figli. Perché l'iniquità è un germe spirituale che si trasmette. Un padre alcolizzato apre la porta a demoni perché i figli diventano alcolizzati. Un padre violento apre la porta a demoni perché i figli imparano la violenza. Un padre che dice parolacce e bestemmia apre la porta a demoni nella famiglia perché i figli facciano la stessa cosa. Si trasmette stortura e iniquità. Lo vedremo perché nella redenzione Gesù non risolve solo il problema dei peccati, ma risolve anche il problema dell'iniquità. Egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni. Cos'è il peccato se non la trasgressione della legge? È schiacciato per le nostre. Quindi Gesù ha dovuto risolvere due problemi, l'iniquità e il peccato. Questa è la condizione dell'uomo naturale. La natura di peccato ha prodotto morte e separazione da Dio. Andiamo a vedere qual è il proposito finale di Dio, perché la Chiesa è profetica, la Chiesa sa prima dove noi arriveremo, perché Dio l'ha rivelato e conosce la rivelazione di Dio. Efesi 1:10, guardate cosa dice. Lo sapete già, perché una domenica ne abbiamo parlato, del proponimento di Dio. Qual è il proponimento di Dio? Raccogliere, siccome deve essere fatta in terra la sua volontà come è fatta in cielo, perché la sua volontà venga fatta in terra come è fatta in cielo, ci deve essere lo stesso capo sia in terra che in cielo. Per raccogliere la dispensazione del compimento dei... Dove stiamo andando? I tempi arriveranno al compimento. Quando i tempi arriveranno al compimento, ci sarà che si entra di nuovo nell'eternità. Amen. Se i tempi si compiono, significa sono finiti. Cosa succederà al compimento dei tempi? Che Dio raccoglierà sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli come quelle che sono sulla terra. Perché? Perché Gesù ci fa pregare sia fatta in terra la tua volontà come è fatta in cielo? Perché sa che quando il Padre ha un proposito, tu devi pregare sempre in accordo al proposito. È inutile che fai altre preghiere che non servono a niente. Perché Dio non è sensibile ai bisogni. Dio è sensibile al proposito e nel proposito c'è la soddisfazione dei tuoi bisogni. Quindi questo è profeticamente dove stiamo andando. E sapete una cosa, Dio lo farà. Tutto ritornerà sotto un solo capo. Romani dice che tutto è stato fatto da Lui, in vista di Lui e per mezzo di Lui. Quindi significa che tutto ciò che non è da Lui, in vista di Lui e per mezzo di Lui è abusivo sulla terra. Allora, questo è il proposito che Dio ha. Quindi, com'è che Dio arriverà ad adempiere questo proposito, visto che l'uomo è nato separato da Lui e la faccia non la conosce? Ha dovuto mandare suo figlio sulla croce a farlo morire per restaurare l'uomo alla intenzione originale di Dio. Guardiamo Romani 14 dal verso 7, guardate cosa dice. Nessuno di noi infatti vive per se stesso, perché tutto è stato fatto da Lui, per mezzo di Lui e in vista di Lui. E neppure muore per se stesso, perché seppure viviamo, viviamo per il Signore, se moriamo, moriamo per il Signore. Dunque, sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore, poiché a questo fine, notate questo, a questo fine Cristo è morto ed è risuscitato ed è tornato in vita, per signoreggiare sui morti e sui vivi. Fermati un attimo e rifletti. Allora, se Gesù non moriva sulla croce e non risuscitava, chi era il Signore dei vivi e dei morti? L'avversario. Quando Gesù è risuscitato, è andato nell'Hades, gli ha strappato le chiavi della morte dell'Hades ed è diventato il Signore dei vivi e dei morti. In altri termini, tutti dovranno riconoscere chi Lui è. Satana ha perso il diritto legale su tutti gli uomini. Quindi qual era la cosa? Che nel momento in cui c'era stata la caduta, un abusivo era diventato padrone degli uomini.
E Cristo è venuto per signoreggiare di nuovo sui vivi e sui morti. Come l'ha fatto? Ha dovuto vincere la morte, ha dovuto vincere la fortezza del nemico, ha dovuto vincere il nemico, l'ha dovuto distruggere e si è andato a prendere le chiavi della morte e dell'Hades ed è diventato colui che signoreggia sui vivi e sui morti. Non c'è nessuno che potrà esimersi da comparire davanti a lui nel tribunale. Sia che lo credono, sia che non lo credono, lui è il Signore di tutti. Andiamo a vedere l'Evangelo che predicava Paolo, Evangelo del Regno. Lui ricorda ai Corinzi, in Prima Corinzi 15, l'Evangelo che ha predicato. La Chiesa di Corinto è stata fondata da Paolo e lui ora scrive a loro e ricorda loro l'Evangelo che ha predicato. E dice: ora fratelli, vi dichiaro l'Evangelo che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto e nel quale siete salvi, mediante il quale siete salvati, se ritenete fermamente quella parola che vi ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Che significa credere in vano? Credere in vano significa avere semplicemente un accordo mentale senza coinvolgere il cuore. Anche i demoni credono in Dio e tremano. Perché molti dicono: ma io credo in Dio. Sì, pure i demoni ci credono, però fanno l'opposto. Quindi non è un assenso mentale. L'assenso mentale non produce nuova nascita, col cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Quindi cosa dice Paolo? Vi ricordo l'Evangelo che vi ho predicato. Andiamo al verso 3. Infatti vi ho prima di tutto trasmesso ciò che anche ho ricevuto. Da chi l'ha ricevuto? L'ha ricevuto dal Signore, l'ha ricevuto sulla via di Damasco. Dice: l'ho prima sperimentato io, poi l'ho trasmesso a voi. Cioè che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, fu sepolto e risuscitò il terzo giorno secondo le scritture. Qui c'è l'Evangelo che Paolo ha predicato: morte, seppellimento, risurrezione del nostro Signore. Il mistero è lì. Perché è importante questo? Perché Paolo poi ci parlerà di qualcosa grazioso che si chiama legge dell'identificazione. Così come tu sei stato costituito peccatore anche se non c'eri in Eden, perché eri in Adamo e sei stato costituito peccatore, Dio ti ha posto in Cristo. Quindi quando lui è morto anche tu sei morto, quando lui è stato sepolto anche tu sei stato sepolto e quando lui è risuscitato anche tu sei stato risuscitato. Ecco il mistero. Perché Paolo era così sicuro di questo Vangelo che predicava? Uno, lo dice lui stesso in Galati 1:11. Lui dice: questo Evangelo io non l'ho ricevuto da alcun uomo, forse io e tu siamo stati evangelizzati da uomini, lui no. L'ha ricevuto direttamente dal Signore. Gesù lo ha incontrato sulla via di Damasco. Ora fratelli, vi faccio sapere che l'Evangelo che è stato da me annunziato non è secondo l'uomo, poiché io non l'ho ricevuto né imparato da nessun uomo, ma l'ho ricevuto per una rivelazione di Gesù Cristo. In altri termini, Paolo sta dicendo: io ho l'autorevolezza di dirvi queste cose sapendo da chi l'ho imparato. Non l'ho imparato dagli uomini, l'ho imparato direttamente dal Signore. Quindi so di quello che vi sto parlando. L'autorità che aveva quando parlava è perché sapeva da chi l'aveva ricevuto e chi aveva incontrato. E noi dobbiamo avere l'autorevolezza di sapere da chi abbiamo ricevuto questo messaggio e questa parola. Lui l'ha avuto per rivelazione. Sapete una cosa? Lui non ha conosciuto Gesù secondo la carne, ma tra i discepoli di Gesù, gli apostoli, lui è quello che ha avuto la maggiore rivelazione, quello più usato da Dio per scrivere il Nuovo Testamento. Quante epistole ha scritto Pietro? Quante epistole ha scritto Paolo? Ma Paolo non ha conosciuto Gesù secondo la carne, perché ora siamo nel tempo della rivelazione. Non in una conoscenza sensoriale, ma in una conoscenza per rivelazione. Quindi Paolo ora sta dicendo, Prima Corinzi 2, 4 e 5, lui ha ricevuto l'Evangelo attraverso
Cristo, non attraverso un uomo. E la mia parola, dice, e la mia predicazione non consistettero in parole persuasive di umana sapienza. E sapete, sapienza e sofia, filosofia, era il cavallo di battaglia dei greci. I greci amavano molto la filosofia e Paolo ha detto: io non sono venuto con una filosofia, io sono venuto con la dimostrazione di spirito e potenza. Non parole persuasive di umana sapienza, ma dimostrazione di spirito e di potenza, affinché la vostra fede non fosse fondata sulla filosofia degli uomini, sulla sofia degli uomini, ma sulla potenza di Dio. Paolo ha un deposito dell'Evangelo, l'ha ricevuto direttamente dal Signore e ha detto: non è umano, è divino. L'ho ricevuto da Dio, non mi vengo a fare discorsi di umana sapienza, quello di cui vi parlo è la sapienza divina. L'ho ricevuto direttamente dal cielo, questo ha potere di cambiare le cose. Le cose umane lasciano gli uomini come sono, le cose divine trasformano gli uomini. Ora andiamo a quello che dicevo io come mistero, che poi Paolo conclude in Galati 2:20 quando dice: io sono stato crocifisso con Cristo. Perché la crocifissione in se stessa, senza sapere come ti ha coinvolto, non ti cambia, a meno che non sai che anche tu sei stato crocifisso. Guardiamo Romani 6:4. Normalmente questo lo trattiamo durante i battesimi, ma Paolo qui non sta parlando del battesimo in acqua, sta parlando del battesimo in Cristo, nel corpo di Cristo. Noi dunque siamo stati sepolti con lui per mezzo del battesimo. Quindi Paolo cosa sta dicendo? Vi ho predicato morte, seppellimento e risurrezione. Ora dice: ma questo non è un fatto storico solamente, io sono stato coinvolto personalmente. Perché dice: siamo stati sepolti con lui per mezzo del battesimo nella morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi similmente camminiamo in novità di vita, poiché se siamo stati uniti a Cristo, ognuno dica uniti a Cristo. Watchman Nee, un uomo di Dio cinese, un giorno spiegò che significa come Dio ci ha posto in Cristo. Prese una Bibbia, prese un pezzo di carta e ha detto: questo foglio di carta rappresenta te. Lo ha infilato dentro la Bibbia e ha detto: vedi cosa ha fatto Dio, ci ha posto in Cristo. Quando tu prendi un foglio di carta e lo infili dentro la Bibbia, dovunque porti la Bibbia c'è il foglio di carta. Dove si trova? Là dentro. Qualsiasi cosa succede a quel libro, succede a quel pezzo di carta. Così ha detto: quello che Dio ha fatto per noi è la stessa cosa, ci ha posto in Cristo. Qualsiasi cosa è successa a Cristo è successa anche a noi, perché Dio ci ha identificato con lui. Quindi noi siamo stati sepolti con lui, siamo stati seppelliti con lui, siamo morti con lui, siamo risuscitati con lui, camminiamo nello stesso modo in cui Gesù camminava, perché dice Giovanni: come lui è, tali siamo noi in questo mondo. E poi dice: se siamo stati uniti a Cristo nella morte, lo saremo anche nella risurrezione. In altri termini, tutto quello che è successo storicamente a Cristo è avvenuto spiritualmente anche a me. Quindi io sono morto, io sono sepolto, io sono risorto, perché sono divenuto una stessa cosa con lui. Questo l'ha fatto il Padre, non è sapienza umana, è la mente divina. Quindi Paolo dice: vi ricordo l'Evangelo, ma non è solo un fatto storico, è un fatto spirituale. Come in Adamo siamo stati costituiti peccatori, in Cristo siamo stati giustificati. Quando sei nato tu? Questo è avvenuto 2000 anni fa, ma per la mente di Dio tu eri là quando Cristo è morto. Per la mente di Dio tu eri in Adamo quando Adamo ha peccato. E noi dobbiamo imparare a ragionare con la mente di Dio, che è una mente eterna, non con la mente degli uomini. Quindi, morte, seppellimento, risurrezione. Noi eravamo con lui. Dov'eri? In Cristo. Quanto a Dio, nel momento in cui Gesù è morto sulla croce, la natura adamica ha terminato. Chi vive in Adamo ancora sulla terra
è fuori dal tempo di Dio, perché la morte sulla croce ha inchiodato Adamo per sempre. Ora c'è l'ultimo Adamo. O sei nel primo o sei nell'ultimo. Se sei nell'ultimo, sei stato liberato dal primo. Se sei nel primo, ancora devi conoscere l'ultimo. Ecco perché dobbiamo predicare il Vangelo, perché molti non lo sanno. Quindi, posso io portare salvezza agli altri se non conosco il potere, se non presento il Vangelo nella sua potenza? Perché il Vangelo è la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, ma se io faccio un Vangelo alterato, modificato, geneticamente modificato, non è più lo stesso e quindi perde il suo potere. Ora, Satana non può distruggere il Vangelo, ma può alterare il Vangelo, annacquare il Vangelo. E tutti noi veniamo da una storia di religione. Scusate, quando voi eravate nella Chiesa romana, avevate la certezza della salvezza? No, perché nessuno ve l'aveva predicato. Perché era un Vangelo annacquato. Non era più quello originale. Non produceva salvezza. Difatti tu che facevi? Speravo che muoio in grazia di Dio, così qualche speranzuccia ce l'avrò. Ma non avevi nessuna certezza. Perché non era il Vangelo originale. Il Vangelo originale è per la salvezza di ognuno che crede. E quando si riceve il Vangelo originale, ti impartisce la certezza della tua salvezza. Non devi aspettare di morire per sapere che sei salvato, lo sai subito che sei salvato. Ma se annacquato, non produce risultati. Quindi, qual è il nostro compito? Ascoltate. Poiché il nemico cerca di alterare l'Evangelo, la Chiesa è qui come testimone dell'Evangelo e deve predicare l'Evangelo. La Chiesa collabora con lo Spirito Santo, ma lo Spirito Santo non può confermare se non il Vangelo del Regno, perché lui conosce che l'unico originale è quello, e se non è quello non conferma le nostre idee, ma lui conferma solo il vero Vangelo. Giovanni capitolo 16 verso 7. Ascoltate, il nostro compito è parlare la parola della verità, e il compito dello Spirito è convincere. Tu non devi convincere le persone, non è il tuo compito. Tu devi dire la verità alle persone, il compito di convincerle dello Spirito Santo. Perché tu non sei qua perché uno ti ha convinto. Chi ti ha evangelizzato, ti ha portato il messaggio, ma chi te l'ha confermato nel cuore è lo Spirito di Dio. Tu non sei nato perché qualcuno ti ha evangelizzato, tu sei nato perché lo Spirito ti ha fatto nascere di nuovo. Grazie a Dio perché ti ha portato il messaggio, ma non è il messaggero che ti ha fatto nascere, è lo Spirito Santo. Guardate cosa dice Gesù ai discepoli. Tuttavia io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore. Ma se me ne vado, io ve lo manderò. E quando sarà venuto, egli convincerà il... Ascoltate, lo Spirito Santo non convince la Chiesa di peccato, convince il mondo di peccato. Perché si presuppone che la Chiesa crede in Gesù. Perché li convince di peccato perché non credono. Quindi tu predichi a persone che non credono. E lo Spirito Santo li convince. Di che cosa li convince? Di tre cose: di peccato, di giustizia e di giudizio. Guardate cosa dice: di peccato, di giustizia e di giudizio. Andiamo avanti. E poi Gesù spiega che cosa vuol dire. Perché il peccato non è che cosa hanno fatto, perché qui peccato parla di natura, cioè lo Spirito Santo li convince del fatto che sono nati in Adamo e che, essendo nati in Adamo, Isaia 59:2, sono separati da Dio e non vedono la faccia di Dio. Come tale sono in una posizione sbagliata, perché hanno una natura di peccato, l'iniquità li ha separati, i peccati le hanno nascosto la faccia. Lo Spirito Santo li convince di peccato, della natura di peccato. E qual è l'origine della natura di peccato? Perché ha peccato Adamo? Per incredulità, non si è fidato della parola di Dio. Qual è il peccato più grave? L'incredulità, cioè avere il piano di salvezza e non volerci credere. Avere
Il tutto è compiuto e non volerlo ricevere. Il peccato più grave perché le persone vanno all'inferno non è per quello che fanno, ma perché rifiutano quello che Gesù ha fatto. Mi seguite? Allora, di giustizia, perché io vado al Padre. In altri termini, se il Padre che è perfetto mi ha accolto in cielo, significa che l'opera che ho compiuto è perfetta, se no non mi avrebbe accolto. Se io sono seduto alla destra del Padre, significa che ho fatto esattamente quello che Lui mi ha detto di fare. Quindi significa sono totalmente credibile. E poi? Di giudizio. Perché il principe di questo mondo è già stato... Cioè, in altri termini, quando tu predichi l'Evangelo, tu gli dici, senti, tu senza che ne sai niente, ti sei schierato dalla parte del nemico di Dio, per natura adamica, e non lo sapevi neanche. E guarda, sei schierato con uno perdente, ma tu ti vorresti passare l'eternità con un perdente o vuoi passare l'eternità col vincente e vittorioso per sempre? Allora lo Spirito Santo dice, ma tu vuoi stare con uno sconfitto o vuoi stare con colui che ha vinto? Vuoi stare con uno che è stato già giudicato e condannato o vuoi stare con uno che ti ha salvato? E questo è quello che fa lo Spirito Santo. Questa non è l'opera nostra. Noi dichiariamo la verità e lo Spirito Santo la conferma. Vi faccio solo un esempio. Scrivetelo solamente per i vostri appunti, poi ve lo potete leggere a casa. Atti 10, 40, 44. Pietro viene mandato dal centurione Cornelio. Predica la parola. Cosa parla? Di Cristo, della sua morte, seppellimento e risurrezione. E mentre predica la parola, lo Spirito Santo scende e li battezza nello Spirito. Cominciano tutti quanti a parlare in altre lingue. E Pietro dice, oh mamma mia, hanno ricevuto lo Spirito come noi, non posso negare l'acqua, li deve battezzare in acqua. Cosa fa Pietro? Dichiara la verità. Cosa fa lo Spirito Santo? La conferma. Cos'è l'evangelizzazione? Questo, tu dichiari la verità e lo Spirito la conferma. Non sei tu che convinci, è lo Spirito che convince. Ma se tu non dici la verità, non gli stai dando elementi allo Spirito per convincere le persone. Se dai un Vangelo annacquato, non originale, lo Spirito non farà nulla. Lui conferma solo la verità perché è lo Spirito della verità. Quindi il diavolo è un ingannatore, deve nascondere quel messaggio alle persone. Perché se le persone vengono a sapere che lui è uno sconfitto, non credo che vorrebbero stare con lui. Amen. E questa è la verità. E noi dobbiamo dichiarare la vittoria di Cristo e la sua sconfitta, così che le persone hanno libertà di fare la vera scelta. Allora, quindi Dio, noi siamo come Giovanni Battista che prepara la via del Signore, come Pietro che predica la parola, come Elia che prepara la via del Signore. Noi prepariamo la via. E poi Dio agisce. Noi abbiamo un compito, predicare la verità. Lo Spirito Santo la conferma, lo Spirito Santo convince. Io quando mi hanno predicato la parola non ho potuto dormire per delle notti perché quella parola mi tormentava. Perché dicevo la verità, ora che ne faccio? Ora l'ho capito com'è. E ora che decisione devo fare? Ed ero in crisi. Fino a che un giorno ho deciso, basta, mi arrendo. Io ho fatto la preghiera di salvezza da solo nella mia stanza e ho detto, Signore Gesù, so che sei morto sulla croce per me, so che l'hai fatto per amore, so che sono un peccatore, so che ho bisogno di te, io ti ricevo come Signore della mia vita. L'ho fatto nella mia stanza e quando mi sono alzato da quella preghiera ero già sicuro di essere salvato. Allora, Dio vuole portare i figli alla gloria. Ascoltatemi, la salvezza non è lo scopo finale di Dio, la salvezza è un mezzo per riportarci al Padre. Perché quando sei nato di nuovo e sei salvato, viene tolta la separazione e viene tolta la maschera e ora tu vedi la faccia del Padre di nuovo. Quindi la salvezza non è solo essere liberati dall'inferno. Non è l'obiettivo finale di Dio. Nessuno viene al Padre. Adamo non solo si rovinò il suo destino eterno, ma fu staccato dal Padre. Quindi Gesù ci deve riportare al Padre.
deve togliere lo spirito di orfani e riportarci a essere figli e figlie. Allora, andiamo a vedere il ministero. Tutti dicono: qual è la mia chiamata? Qual è la mia chiamata? Oggi vi dico a tutti qual è la vostra chiamata. Solo che a quando io dico a tutti qual è la loro chiamata, ne vogliono un'altra, non vogliono praticare questa. Andiamo a Seconda Corinzi 5:15. Perché egli è morto per tutti, affinché quelli che vivono non vivano più d'ora in avanti per se stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro. Amen. Perciò d'ora in avanti noi non conosciamo nessuno secondo la carne, anche se l'abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, questo è Paolo che sta parlando, ora però non lo conosciamo più così. Perché vedere morire Cristo sulla croce non significa che hai capito perché è morto. Molti l'hanno visto morire, ma hanno pensato un crocifisso come tutti gli altri. Ma la rivelazione è che quando lui è morto tu eri in lui, questo te la dà lo Spirito Santo. Che quando lui è stato sepolto, anche tu sei stato sepolto con lui, te la può dare solo lo Spirito Santo. E che quando lui è risuscitato, sei risuscitato con lui, te la può dare solo lo Spirito Santo. Andiamo avanti. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova. Potremmo dire al contrario: se uno rimane in Adamo, è una vecchia creatura. Se uno rimane dove è nato naturalmente, rimane vecchia creatura. Ma se uno è in Cristo, significa che ha cambiato famiglia, è passato dal primo Adamo all'ultimo Adamo. Dal primo Adamo è andato a finire all'ultimo Adamo. Il primo Adamo è anima vivente, l'ultimo Adamo è spirito che dà la vita. E se uno è in Cristo, egli è una nuova. Cosa sei tu? Le cose vecchie adamiche della vecchia creazione sono passate e tutte le cose sono diventate nuove. Ora tutte le cose sono da Dio che ci ha riconciliati a sé. Cosa ha fatto Dio? Ci ha riconciliati. Quindi come eravamo? Lui doveva nascondere la faccia sua da noi a motivo dei nostri peccati. Nel momento che i peccati sono stati rimossi, il peccato è stato rimosso, è stata rimossa la barriera di separazione. Ci ha riconciliati. Cosa fanno due persone quando si riconciliano? Si visitano di nuovo. Quando sono sciarriate, io ho un nuovo gabbere. Ma appena si riconciliano, cominciano a relazionarsi di nuovo. Cosa ha fatto Dio? Ci ha riconciliati. Dillo: io sono riconciliato in virtù del sangue. E cosa ha fatto? E ha dato a noi il... Volevate sapere qual è il vostro ministero? Tutti noi ce l'abbiamo come figli. Tutti i riconciliati sono diventati riconciliatori. E ha dato a noi il ministero della... Dillo, alza le mani e dillo: ora so qual è il mio ministero. Ministero della... della riconciliazione. Ora lui dice, spiega cos'è il ministero della riconciliazione. Andiamo avanti. Poiché Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, ha posto in noi la parola della... Quindi Dio come fa a riconciliare gli altri? Ha posto in noi la parola della riconciliazione. Noi pronunciamo la parola della riconciliazione, lo Spirito Santo li convince e li riconcilia. Ma devi dire la verità, devi proclamare il vero Vangelo. Noi dunque facciamo da... Dì alla persona accanto a te: ambasciatore. Chi è un ambasciatore? Quanti di voi sapete che è un ambasciatore? Un ambasciatore è un portavoce del governo. Un ambasciatore non dice cosa pensa, un ambasciatore riferisce cosa il governo gli dice di dire. Noi non siamo persone che possiamo alterare quello che ha detto il governo del cielo, noi dobbiamo riferire fedelmente quello che ha detto il governo del cielo. Facciamo da ambasciatori per Cristo.
come se Dio esortasse per mezzo nostro, perché l'ambasciatore rappresenta il suo governo, quando noi lo facciamo rappresentiamo Dio. E vi esortiamo per amore di Cristo, siate riconciliati con Dio. Dio ha fatto tutto, ma tu devi accettare tutto quello che ha fatto, ti devi riconciliare con Dio. Quindi Dio non solo ci ha riconciliati, ci ha dato di essere riconciliatori, ci ha dato di essere ambasciatori. Dov'è che ha mancato la Chiesa nel corso dei secoli? Che invece di essere ambasciatori hanno portato avanti le loro dottrine e le loro idee e non sono stati fedeli al mandato che hanno ricevuto. L'Evangelo annacquato non produce salvezza. L'Evangelo annacquato produce confusione. Ecco perché dobbiamo predicare il Vangelo del Regno. L'unico Vangelo dove c'è il timbro divino è il Vangelo del Regno. Il Vangelo predicato da Gesù, il Vangelo predicato dagli Apostoli. Allora, andiamo a vedere un'altra scrittura e poi tratteremo di quattro cose di cui Paolo ha parlato in questo. Ma l'altra scrittura voglio farvela vedere in Filippesi 1,12. Perché Paolo non è che sempre ha avuto vita facile nelle missioni. Fratelli, voglio che sappiate che le cose che mi sono accadute sono risultate al più grande avanzamento dell'Evangelo. Sapete che cosa gli era accaduto? Non una cosa graziosa, era andato a finire in galera. Però dice, sono andato a finire in galera e ho avuto modo di fare sapere a tutti perché sono in galera. Perché tutti dicono, ma perché ti arrestaro? E lui cominciava a evangelizzare. E guardate cosa dice. Tanto che è noto a tutto il pretorio e a tutti gli altri che io sono in catene per... Perché tutti ci hanno mandato, ma che facisci? Come mai ti trovi qua? E lui diceva, mi hanno incatenato poiché io predico questo messaggio. E qual è il suo messaggio? E ci predicava a tutti. È noto a tutto il pretorio e a tutti che io sono in catene per Cristo e la maggior parte dei fratelli nel Signore, quando hanno visto che Paolo, pur di essere fedele al messaggio, si è fatto incatenare e arrestare, che cosa ha fatto? Hanno preso maggiore ardire nel proclamare la parola di Dio senza... Perché una delle cose che il nemico fa è ci mette intimidazione quando noi dobbiamo predicare, oppure dice ma come fa a fare se poi mi succedono problemi, mi succedono situazioni, ti intimidisce, ti chiude la bocca. Ma Dio che cosa ha fatto? Paolo è stato arrestato e i fratelli hanno detto oh ma venisci a Paolo, si fece arrestare per essere fedele all'Evangelo, predichiamo l'Evangelo. Lui non ha compromesso il messaggio, preferito farsi arrestare perché il messaggio l'aveva ricevuto direttamente dal Signore. Allora, cosa dobbiamo capire? Ascolta, Dio ti ha dato valore non quando sei divenuto figlio, ma quando eri peccatore. Perché vi dico questo? Perché molte volte quando presentiamo l'Evangelo come se Dio fosse un giudice. Se non ricevi Gesù te ne va all'inferno. È vero, ma non stai presentando il cuore del Padre. Quando tu parli questo, presenti Dio come giudice, non lo presenti come Padre. E se il papà del prodigo, quando il prodigo è ritornato, si fosse presentato a lui come giudice, il prodigo sarebbe mai stato riammesso nella casa? Ci ha visto ritorno, tu mi fimmi cambiare tutta l'eredità da catasciocaist. Amen. Si è presentato come giudice o si è presentato come padre? Come lo presentiamo Dio? Come giudice o come padre? Ascoltate, quando fecero la domanda a Gesù, lui disse, spiegò il cuore del Padre e lo fece con tre parabole. La dramma perduta, la pecora smarrita,
e il prodigo, il figlio perduto. E tutti e tre questi esempi che Gesù ha fatto parlano che c'è attribuito un grande valore a ciò che si era perduto, altrimenti neanche l'avrebbero cercato. La dramma perduta, io lo chiamo il dramma della dramma. Perché era importante? La donna cominciò a spazzare tutta la casa per cercarla. Perché faceva parte di una collezione, ognuno dica collezione. Se tu hai la collezione, te ne manca una. Era come a noi quando facevamo la raccolta delle figurine panini dei calciatori e ti mancava l'ultima figurina per finire l'album. Cioè tu per avere l'ultima figurina e completare l'album ci avessi pagato pure 100 figurine. Perché non dovevi finire la collezione. Perché altrimenti l'album sarebbe rimasto incompleto. Io quando ero ragazzino pure io avevo le figurine panine dei calciatori e quando arrivava all'ultimo una, due, tre mi mancano chiste, pigliavi le figurine però non la trovavo mai. E allora se qualcuno ce l'aveva un doppione dice che famo una mia e tu quanto me ne ruone? 100, pure 100, te ne ruone 100, basta che mi fa finire l'album. Così quella figurina ultima diventava di grande valore perché completava l'album. La dramma era una collezione. Finita quella, tolta quella, si rovinava la collezione. E allora la donna disperatamente cerca la dramma perché dice questa dramma ha un grande valore. Il pastore che perde la pecora ne ha 99, avrebbe potuto dire vabbè ma mi ne arricciano 99, vorrei che raccombattere con chi, cosa non ne se ne io. No! Lui dà valore alla pecora che si è persa. E addirittura lascia le 99 e va a cercare la perduta. E il prodigo è perduto. E quando ritorna il padre cosa dice al figlio maggiore che era evangelico? Questo tuo figlio, con lo spirito di giudizio, manco suo frate, questo tuo figlio che ha, si è mangiato tutta l'eredità e ha sperperato i tuoi beni con le meretrici. E come faceva a saperlo? Ci mandano WhatsApp. Il figlio maggiore era legalista. Il padre amava il figlio che si era perso, gli ha dato tanto valore. Il figlio maggiore non ha dato valore al fratello, ha dato valore ai beni che si sono persi, ma il padre ha dato valore al figlio che si era perso. Quando presentiamo il Vangelo, per favore, presentiamo il cuore del Padre, l'amore del Padre. Le persone non vengono a Dio perché devono avere paura dell'inferno, devono venire a Dio perché devono sapere quanto li ha amati. E non è che vi sto dicendo che l'inferno non esiste, altro che non esiste, esiste. Quindi, Paolo cosa sta dicendo? Dobbiamo cambiare prospettiva, perché se io non capisco il valore delle persone che Dio gli attribuisce, non avrò neanche la compassione di portarle. Che via uno giocato, dietro il giocato devo vedere un ministro di Dio, che Dio lo riscatta, lo cambia, lo trasforma, allora avrò il coraggio di dirgli Dio ha un proposito per te. Ma dice ma in quel momento si gioca, è tutto fatto, tutto, non capisce niente quando ci parlo, però tu devi vederlo con gli occhi del Padre, con gli occhi della compassione, con gli occhi di Dio, perché altrimenti non gli parlerai nel momento giusto, nel modo giusto, altrimenti ti scandalizzi, siccome a chi ah ma chi so come non sa chi danno, su merita, da buono, casa e si a pagarne le conseguenze di quello che ha fatto. Ma se Dio avesse pensato questo di te, avesse ragionato così con te, tu saresti qua oggi? L'amore del Padre ti ha convinto. E dove me ne voglio andare, oltre che da uno che mi ama al punto di avere dato il meglio per me? Questo è il messaggio potente che trasforma. Quindi, Dio ci ha dato un nuovo punto di vista. Apprezzare le persone quando ancora sono peccatori. Quando qualcuno ci ha evangelizzato è perché ha creduto che potevamo cambiare, se no non avrebbe sprecato le parole.
ci ha apprezzato. Seconda cosa, una nuova relazione. Tutto è stato fatto in vista di Dio, da Dio, e quindi dobbiamo riportare le persone nel proposito. Tutte le cose cooperano al bene per quelli che amano Dio e sono chiamati secondo il suo proponimento. Una nuova occupazione, ambasciatori. Un nuovo metro di paragone. Ministero di riconciliazione che ci ha dato il sovrano, Dio stesso. Ci ha dato l'autorità di riconciliare le persone a Lui, di parlare da parte sua. E vi dico una cosa, diventiamo molto importanti quando siamo ambasciatori, perché rappresentiamo il governo del cielo. E Gesù ha detto che quando non ricevono le nostre parole, chi non riceve voi, non riceve me. Chi riceve voi, riceve me. Allora, andiamo alla conclusione. Tre cose importanti che dobbiamo capire. La prima cosa, la provvidenza della riconciliazione. Noi siamo chiamati a essere riconciliatori. Amen. La provvidenza della riconciliazione è il sangue di Gesù. Sapere che le persone sono già state comprate e il prezzo è stato già pagato. Ognuno che evangelizza è uno già comprato col sangue. Anche se non lo sa, ma è stato pagato. Ascoltate. La più grande transazione che sia mai stata fatta sulla faccia della terra è stata fatta col sangue di Gesù, perché ha comprato tutti gli uomini a Dio. Quel sangue è stato versato per tutti. È la più grande transazione che sia stata mai fatta sulla faccia della terra, del valore più grande possibile e immaginabile, di tutti i tempi e di tutte le generazioni. Il metodo della riconciliazione è la croce. Su quella croce Dio ha fatto morire il vecchio Adamo, la natura adamica, per sempre. Nella mente di Dio il vecchio uomo è stato crocifisso per sempre. La croce ha crocifisso. Dio non è venuto ad aggiustare l'uomo. Dio ha detto: non c'è speranza, deve morire e risuscitare di nuovo. Dio non è venuto a dare una aggiustata alla nostra vita. Dio è venuto a darci una nuova vita, totalmente cambiata, diversa, vita che non avevamo mai avuto. Il metodo della riconciliazione è la croce. Quando tu riesci a vedere te stesso, che su quella croce c'eri pure tu in Cristo, vedi che tutti i tuoi peccati sono stati inchiodati lì e che tu non puoi essere più condannato per il tuo passato, perché Dio gli ha scritto la parola fine, è compiuto. Tetelestai. È compiuto. Ma la terza cosa è il risultato della riconciliazione, è che puoi avere a disposizione la vita di Cristo ogni giorno per te. Con la sua morte, versando il sangue, ha pagato il prezzo. Morendo sulla croce ti ha inchiodato lì, ma poi è risorto ed è vivente, e tu puoi avere una relazione con Lui ogni giorno. Sangue, croce, vita. Tu hai la sua vita. Chi ha il figlio di Dio ha la vita. Chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Non solo ha risolto i tuoi problemi del passato, ma ha risolto i tuoi problemi nel presente e nel futuro. Ora ascoltate. Non possiamo arrivare alla vita se non attraverso il sangue e la croce. Chi vuole arrivare alla vita senza il sangue e senza la croce è un Vangelo alterato.
Chi ci vuole arrivare con le opere è un Vangelo alterato. Perché se ci vuole arrivare per le opere, sta dicendo che poi Adamo non era così separato da Dio, tanto facendo un po' di buone opere ha potuto ammogliare. E annulla il sacrificio della croce. Vedete dove la trappola è l'orgoglio? Illudersi che con le opere puoi guadagnarti la salvezza. Se con le opere potevi guadagnarti la salvezza, Dio non avrebbe, c'era bisogno che mandava suo figlio. Si è dovuto mandare suo figlio perché era l'unico modo e non c'era altro. È stato il più costoso, ma era l'unico che avrebbe funzionato. Non possiamo portare gli altri alla vita se non attraverso il sangue e la croce. Il messaggio del Vangelo non può prescindere dal sangue e dalla croce. Il messaggio del Vangelo del Regno è tutto fondato nel sacrificio della croce. Ascoltate, la croce non ci sarebbe mai stata senza la caduta. Ma la croce è stata necessaria per risolvere la caduta. E nella caduta l'uomo non solo ha perso l'immagine, è stato separato, ha fatto tutto, è diventato misero, è diventato uno che se lo guardi non ti fa per niente l'idea di Dio. Quando è ritornato Gesù, chi ha visto lui ha visto il Padre, perché ci ha fatto vedere realmente come Dio è, la vera immagine di Dio. L'uomo caduto nel peccato non ti fa vedere come è il Padre. Gesù, l'uomo senza peccato, ci ha fatto veramente vedere chi è il Padre e ci ha riportato di nuovo a Lui. Ultimo verso. Solo il Vangelo originale, Matteo 24:14. Solo il Vangelo originale è la testimonianza di Dio. E questo, ognuno dica questo. Quale? Chi l'ha detto? L'ha detto Gesù. Cioè ha detto lo stesso Vangelo che predico io, lo stesso Vangelo che poi hanno predicato gli apostoli. Ha detto è questo, se non è questo non è il mio. Molti hanno un Vangelo sociale, ma le persone vengono salvate solo perché gli fai la spesa. C'è bisogno del sangue. Le persone non vengono salvate perché li vuoi bene, c'è bisogno della croce. Questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, in testimonianza. Qual è il ruolo di un testimone? Il ruolo di un testimone è affermare la verità. E cosa succede? Tu dici la verità e l'altro testimone per eccellenza, che è lo Spirito Santo, la conferma, e la testimonianza di due è verace. Ma se tu non dici la verità, lo Spirito Santo è il testimone, ma non si può accordare con nessuno, perché ci vogliono due perché ci sia la testimonianza verace. Questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le... E allora verrà la fine. La Chiesa ha un mandato a termine, poi il mandato finisce quando questo è compiuto. La Chiesa non durerà in eterno. I figli durano in eterno, ma il regno non avrà mai fine. Ed è l'Evangelo del Regno, non è l'Evangelo del tempo, è l'Evangelo del Regno eterno, dove c'è un messaggio che risolve il passato, cambia il presente e ti prepara per il futuro. È il messaggio dell'Evangelo del Regno, e questo Evangelo del Regno dobbiamo continuare a predicare con grande franchezza. E voglio che riceviate una grande impartizione di franchezza questa mattina. Non tenere la bocca chiusa, ma predicare il Vangelo del Regno con grande franchezza, ma presentando il cuore del Padre, non Dio come giudice, ma Dio come Padre. Alleluia. Vogliamo alzarci, cari? Oh mighty God, Lord. Alza le tue mani, comincia a pregare in altre lingue. Karamashatarabassanda Jesus.
Dillo, io funzionerò come ambasciatore. Io ho il ministero della riconciliazione e io annuncerò l'Evangelo. La mia bocca non sarà chiusa. Hanno cercato di tapparci la bocca, ma nessuno può tapparci la bocca. Paolo, gli hanno cercato di tappare la bocca, ma anche in carcere predicava. Anche in carcere ha salvato persone, perché ha detto: io sono incatenato, ma la parola di Dio no, non è incatenata. E lo Spirito Santo la conferma. E lo Spirito Santo libera, salva, rivela il Cristo vivente. Alleluia. Sangue, croce, vita. L'Evangelo, lui non è venuto solo con acqua, ma con acqua e sangue. E lui ha dato la vita, perché noi possiamo avere vita in abbondanza. Alza le mani e adoriamo il Re, adoriamo il Signore con tutto il nostro cuore. Ora bakasha tarabassanda ramada Jesus. Alleluia, faremo un canto nuovo che è diventato molto famoso ultimamente, The Blessing, la benedizione, e che è numeri 6, dove Dio aveva insegnato ai sacerdoti come benedire Israele, come benedire il popolo. E ultimamente qualcuno, cari Job, mi pare che l'ha fatto, e quella che ha fatto il canto all'improvviso il buio, per intenderci, e stanno provando a farlo. Anche se non lo conoscete, alcuni di voi forse l'avete sentito, la melodia, la musica, perché su YouTube sta impazzando, però potete, ascoltando la prima volta, sicuramente vi sarà facile, anche perché è basato sulla scrittura. Dio ti protegga, ti benedica, che risplenda il suo volto e la sua grazia su di te ti rivolga il tuo sguardo e sia pace in te. Di nuovo. Dio ti protegga, ti benedica, che risplenda il suo volto e la sua grazia su di te ti rivolga il suo sguardo e sia pace in te. Suo favore e per mille generazioni sia su tutta la famiglia e sui figli dei tuoi figli, sia con te la sua presenza ti preceda e ti segua, ti riempia e ti circondi, è con te lui, è con te lui, nel tuo pianto e nella gioia, è per te lui, 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 è per te lui. Alleluia, è per te lui. Oh,
Dio ti protegga, ti benedica, che risplenda il suo volto e la sua grazia su di te ti rivolga il suo sguardo e sia pace in te. Dio ti protegga e ti benedica. Dio ti protegga, ti benedica, che risplenda il suo volto e la sua grazia su di te. Con te la sua presenza ti proceda e ti segua, ti riempia, ti circondi, è con te lui, è con te lui, al mattino e alla sera, nel tuo andare, nel tornare, nel tuo pianto, nella gioia, è per te lui, è per te lui, è per te lui. È per te lui, è per te lui, è per te lui, è per te lui. Amen, 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 lui. Alza le tue mani e prega in altre lingue, continua a cantare in altre lingue. Ora bakashete rebassanda ramada Jesus, keremasha tarabassanda ramada Jesus, keremasha takarabassi karamada Jesus, serekete remada shekere bassanda ramada shata rabassanda rabarakashete rebassi karamada Jesus, sarakata rabada shikarabassanda ramada Jesus. Raba raba shekere mossanda ramada shekere bassita ramada shetere bossanda ramada Jesus. Araba kassendere mada Jesus. Quelli che siete in ascolto, che siete connessi, pregate in altre lingue dove vi trovate a casa vostra. Adorate il Signore nella vostra casa. C'è una presenza meravigliosa e vogliamo che venga pure nella vostra casa dove vi trovate. Che la sua benedizione riempia la vostra famiglia, la vostra casa, i vostri figli, i figli dei vostri figli. Dio ti vuole proteggere, ti vuole benedire. Lui lo disse ad Abramo: io benedirò tutte le famiglie della terra, in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Lui è il Dio della benedizione, lui è benedetto in eterno.
di te sia il suo favore e per mille generazioni sia su tutta la famiglia e sui figli dei tuoi figli sia con te la sua presenza ti preceda e ti segua, ti riempia, ti circondi e con te lui, e con te lui al mattino e alla sera, nel tuo andare e nel tornare, nel tuo pianto e nella gioia, è per te lui, è per te lui, su di te sia il suo favore, è per mille generazioni, sia su tutta la famiglia e sui figli dei tuoi figli, sia con te la sua presenza, ti preceda e ti segua, ti riempia e ti circondi, è con te lui, è con te lui, al mattino e alla sera, nel tuo andare e nel tornare, nel tuo pianto e nella gioia, è per te lui, è per te lui. Ah, faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio, su di te, sulla tua famiglia, sui figli dei tuoi figli, in ogni situazione, in ogni circostanza, sperimenta che sei figlio, che sei figlia, che lui ha un cuore meraviglioso, lui è padre e come padre vuole essere conosciuto, come padre vuole essere adorato, perché disse Gesù: i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Con la rivelazione del Padre la tua vita cambia, la sua shalom prende dimora nella tua vita. Grande sei tu, Signore, ti onoriamo, ti innalziamo, ti benediciamo, ti lodiamo. Rilasciamo la presenza potente nella casa di ognuno che ci sta seguendo. Rilasciamo la shalom di Dio. L'Eterno faccia risplendere il suo volto su di voi. Le iniquità ci avevano separato, i peccati ci avevano nascosto la faccia. E nella benedizione lui disse: così benedirete il popolo. L'Eterno faccia risplendere il suo volto su di voi e vi sia propizio. Ti onoriamo, Padre, ti ringraziamo per il sangue, ti ringraziamo per la croce, ma ti ringraziamo per la vita di Cristo per noi oggi, qui, ora. Il tuo grande amore, la tua grande grazia, tutto è stato compiuto per riportarci al Padre, perché il Padre desidera una famiglia, una famiglia che conosca il suo cuore. Oh, Rabakashata Rabassanda Ramada Jesus, thank you Jesus Lord. Oh mamma mia, che presenza potente che è scesa, una grande presenza di Dio. Ricevi, ricevi, ricevi in questo momento. Entra in una intimità, in una comunione con Lui, profonda.
sua grazia su di te, ti rivolga il suo sguardo e sia pace in te. Dio ti protegga, Dio ti protegga, ti benedica, che risplenda il suo volto e la sua grazia su di te. Per mille generazioni, sia su tutta la famiglia e sui figli dei tuoi figli, sia con te la sua presenza, ti preceda e ti segua, ti riempia e ti circondi, e con te lui, e con te lui, al mattino e alla sera, nel tuo andare e nel tornare, nel tuo pianto e nella gioia, è per te lui, è per te lui. Cioè benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti con Cristo. Tu vuoi vedere i tuoi figli benedetti, così ti chiedo, Signore, rivelati sempre di più affinché ognuno possa ricevere e vivere nella benedizione che tu hai preparato per noi. Lo sappiamo che in questo si entra solo per rivelazione. Io ti chiedo che tu dai spirito di sapienza e di rivelazione, affinché la verità che entra dentro di noi ci rende liberi. Conoscerete la verità, tu hai detto, e la verità vi farà liberi. Una sola verità distrugge milioni di bugie, e milioni di bugie non possono distruggere nessuna verità. Grazie Padre. Alleluia. Faremo tre cose. Pregheremo per le persone che vogliono ricevere Gesù, per persone che sono ammalate sia qui che a casa, e pregheremo che Dio benedica il seme che seminiamo, perché chi è figlio è consapevole dell'eredità, chi è orfano ha paura, ma siamo figli e i figli seminano sempre, preparando la prossima stagione. Alleluia. Quante persone sono qui stamattina e ti sei trovato in Isaia 59:2, separato, senza vedere la faccia di Dio, senza avere una relazione personale col Signore, senza avere la certezza che i tuoi peccati sono perdonati, senza avere la certezza della salvezza? Oggi c'è potere nel sangue e c'è potere nella croce. Se tu questa mattina vuoi fare la decisione più importante per la tua vita, che non cambia solo il tuo presente ma anche il tuo futuro e la tua eternità, dove ti trovi e vuoi ricevere Gesù, alza la tua mano. Non ci possiamo muovere dai posti, però puoi alzare la mano e possiamo fare la preghiera di salvezza insieme. Se c'è qualcuno che vuole fare la preghiera di salvezza, dove ti trovi, alza la tua mano, io voglio pregare per te.
Alleluia. Vogliamo accordarci con queste persone che hanno alzato la mano? Io vi chiedo, ripetete con tutto il vostro cuore a voce alta questa preghiera. Dio è presente e ascolta le vostre parole. Pregate a voce alta dietro a me, ripetendo con tutta la Chiesa queste parole. Dite: Signore, vengo davanti a te. E questa mattina io dichiaro che credo che tu sei morto al posto mio e sei risuscitato per donarmi la tua giustizia. Io credo nel mio cuore e ottengo la tua giustizia, e con la mia bocca confesso te, Gesù, come Signore della mia vita, e ottengo la salvezza. Ora sono in Cristo e sono una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate e sono diventate nuove, perché tu mi hai perdonato e mi hai salvato. Grazie Gesù che mi hai perdonato e mi hai salvato. Allora, se chi ha fatto la preghiera di salvezza, c'è il servizio, andate subito nella stanza di là, ci sono dei fratelli che vi diranno qual è il programma della Chiesa e c'è un regalo preparato per voi. Dovete andare a ritirare questo buono per poi ritirare il regalo. Accompagnatele, accompagnatele. Alleluia. Quante persone state soffrendo di qualche malattia, qualche disturbo, qualche disordine? Alzate la mano. Ora preghiamo insieme. Quanti di voi sapete che per le sue lividure abbiamo ricevuto guarigione? Che Gesù ha sconfitto ogni malattia, ogni infermità e ogni spirito di infermità. Ogni malattia, infermità e spirito di infermità sono abusivi nel corpo dei credenti che sono il tempio dello Spirito Santo. Quindi tu devi avere una posizione che non devi accettare malattie, le devi cacciare. Dio ci ha detto che tra i segni che accompagnano i credenti metteranno le mani sugli infermi ed essi guariranno. Per ora non possiamo imporre le mani, ma la parola non è incatenata. Domenica scorsa era tua sorella quella che è stata? Sì. Allora racconta brevemente cosa è successo. Allora, tu hai fatto un appello di mettere la mano nella mandibola. Lei aveva già da un mese che soffriva dolore alla mandibola e si ci bloccava. Da quel momento ha messo la mano e ha ricevuto un miracolo. A distanza. Dov'era lei? Piacenza. A Piacenza. A Piacenza è piaciuto a Dio confermare la parola. Sì, praticamente era la lussazione temporomandibolare e Dio ha fatto un miracolo restaurandola, questa articolazione, e ridandole ordine, perché hanno difficoltà a masticare, a fare cose, hanno dolori sempre, esce fuori dal... E Dio è fedele, miracoli creativi, lo stesso Dio è presente. Sì, mi hai mandato la cosa, la testimonianza, l'ho detto stamattina, però non mi ricordavo se era a Milano o a Piacenza, ho detto era nel nord. Però la parola non è incatenata. Noi parliamo la parola, così se tu hai un'infermità stamattina, ora ci accordiamo con tutti quelli che sono a casa, dovunque sono collegati, dovunque vedranno la trasmissione, dovunque si collegheranno con YouTube, ascolteranno e gli spiriti di infermità tremeranno e usciranno via. E ci accordiamo insieme nel nome di Gesù Cristo il Signore, per l'autorità che tu ci hai dato, per l'autorità della verità, per l'autorità della tua parola. Noi prendiamo autorità sopra ogni malattia e infermità e nel nome di Gesù ordiniamo ogni spirito di infermità di lasciare questi corpi. Ora, quelle persone che soffrono di dolori alla schiena, che avete disturbi, anche problemi nella pelle, nel nome di Gesù la potenza di Dio vi guarisce ora. Diabete viene guarito ora nel nome di Gesù. Ti faranno i controlli e non ti troveranno più che tu avrai il diabete. Il tuo pancreas comincerà a produrre l'insulina normale nel nome di Gesù Cristo il Signore.
E ora il potere dello Spirito è su di te, e quell'ernia del disco che ti ha tormentato e che questa notte non ti ha fatto neanche girare nel letto, ora viene sanata nel nome di Gesù. Alleluia. Vedo una persona che ha problemi alle corde vocali e da un po' di tempo gli si è abbassata completamente la voce, e lo Spirito Santo dice che ti riabilita le tue corde vocali, perché tu hai chiesto a Dio che lo vuoi lodare, che vuoi cantare per Lui, e Dio ti dice che ti restituisce le tue corde vocali perché tu lo possa adorare, perché Lui cerca adoratori, e poiché l'hai desiderato sei esaudita ora. La tua voce ritorna normale, tornerai ad adorare Dio con tutto il tuo cuore. Karamashata rabassi karamada Jesus. Karamashata rabassanda lamada Jesus. Vedo qualcuno, una donna, che ha un problema all'articolazione dell'anca. C'è un'artrosi. La testa del femore non ha più quasi cartilagine. E questa mattina Dio ti ridà la cartilagine nuova. Ti fa un miracolo creativo, dichiaro un miracolo creativo per persone che hanno carenza di cartilagine nell'articolazione dell'anca, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Qualcuno che ha avuto un forte abbassamento della vista, hai avuto una gravidanza, dopo il parto la tua vista si è abbassata, questa mattina i tuoi occhi vengono toccati dalla potenza dello Spirito e ritorna la tua vista nel nome di Gesù. Ricevi di nuovo la tua vista. Alleluia, alleluia, alleluia. Vedo qualcuno che ha problemi all'alluce e viene guarito ora nel nome prezioso di Gesù. Artrosi lombare, viene guarita per il potere di Dio. Qualcuno che soffre di prurito nel corpo, nella parte posteriore del corpo, vieni sanato ora, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Dove vi trovate? Fate i movimenti che non potevate fare, fate le cose che non potevate fare. Alleluia. Padre, ti diamo la gloria, ti diamo l'onore, grazie per il prezzo delle levedure di Cristo che hanno pagato per la nostra guarigione, nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Ora è tempo di semina. Vogliamo pregare per l'offerta. Sapete come si fa? Ci sono gli scatoli alle uscite, così potete seminare la vostra offerta. Seminate. Chi ha paura di seminare non raccoglierà. Quando si semina ci si separa da qualcosa, ma perché si ha fede in una raccolta. Tu non lo perdi, lo investi. E chi ha paura di investire non avrà raccolta. Noi non viviamo nella paura, viviamo nella fede. In tutto questo del coronavirus, Dio vi ha fatto mancare nulla? Non vi ha dimostrato la sua fedeltà? Amen. Ci ha sorpreso. Io non ho preso stipendio marzo, aprile, maggio, perché ho preferito che i fratelli ricevessero qualcosa. Non ci avevamo risorse, non si facevano offerte. Qualcosa c'era e l'abbiamo distribuito a tutti per farsi la spesa. Ma Dio ha mandato un pastore apposta qui a Palermo, è venuto a casa e mi ha portato un'offerta, mi ha detto: questo il Signore mi ha detto di darla a te. Io ho pensato prima agli altri e Dio si è preso cura di me. Neanche l'ho chiesto. È papà, è perfetto. Papà vede quando hai bisogno, papà sa provvedere nel momento del bisogno. Alleluia, grande sei tu, Signore. Ora vogliamo, prendi la tua offerta e preghiamo. Padre, seminiamo in un campo che è meraviglioso, che è prezioso, che porta frutto. È il tuo campo, è la tua vigna,
è la tua chiesa, è il tuo regno. E vogliamo benedire, Signore, quello che seminiamo, sappiamo che ci sarà raccolta, ma noi non lo facciamo perché vogliamo la raccolta, perché vogliamo onorarti, perché vogliamo benedirti, perché sappiamo quanto sei meraviglioso e prezioso e come tu ti prendi sempre cura di noi, e noi vogliamo offrire per onorare il tuo nome, ma sappiamo che tu onori poi quelli che ti onorano. Benediciamo ogni offerta, ogni decima, ogni primizia che offriamo a te per onorarti nel nome di Gesù, e rilascio benedizione finanziaria ed economica in accordo alla tua parola, perché quando noi ubbidiamo tu sei sempre fedele a rispondere ai nostri bisogni, nel nome di Gesù, amen e amen. Lo dico come l'ho visto, cioè è una visione strana, l'ho avuto mai. Vedevo che uno che sa accattare la lambretta, cioè chi è all'apa. Dio ti provvederà all'apa. Non lo so, forse qualcuno deve fare un'attività che gli serve questo. C'è una lapa che ti sta venendo addosso. Pigliatilla, è tua. Lapa tutto. Pace e benedizione a tutti. Stasera, se vi ricordate, sapete che c'è il culto qua, sarò ad Agrigento stasera. Dio vi benedica, santa domenica a tutti.